amici del Pio 3000, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sul quarto episodio di OSM, il gioco di calcio che vi piace più di Top Eleven e quantomeno più di Football Master, che ha fatto 0 visualizzazioni, un like, non so neanche come. Comunque oggi dobbiamo fare la nostra prima partita contro la Juventus. Che calcio è? Eccolo qui, Napoli, Juventus. Formazioni, tutto 35 con Thiago Silva 90, belva di difesa, nostro acquisto, a parte Milano non l'abbiamo più acquistato. Ora hanno quadrato 93, hanno. Mamma mia che formazione, pure la Juventus, non hanno Ronaldo però. Benvenuti a studio OSM, si aspetta la partita di fuoco tra il Napoli e il Juventus. Questo è il tipo di mezzo che ti fa emozionare fino al mattino. Adoro il Napoli, sono stati fantastici finora. Credo che tutti siano emozionati, Roberto. I giocatori stanno per dare il calcio all'inizio. Passiamo alla linea, alla trena cronaca. Buona, Napoli, buon Napoli, Juventus. Inizio della partita. Subito. Pazzuti si trova la palla tra i piedi, prova la cannonata, non li prego, Pazzuti, fai il bravo. E non entra! Sì, ma tu gli sbaglia, bravo! Oh cazzo, ho sbagliato! Ragazzi, scusate. Non si sono capiti in difesa. Ruiz è smarcato, colpisce la palla di testa. Ruiz, ti prego, Ruiz! No, Ruiz, maledetto! Ruiz ha fatto tutto il giusto, ma la palla finisce larga oltre il palo. No, Ruiz! Che dirà, sbaglia! Ottima palla dentro, Milik ha bisogno di terzo bello alla porta. No, Milik maledetto, perché il palo, no, vaffanculo. Mamma mia, mezzo finito per Chiellini, che peccato. Chiello essere per infortunamento, Chiellini. Bentista, entra De Siglio. Calcio di rigore, Pjanic è il primo della lista. No, ti prego, Pjanic, fai il bravo. Sì, Pjanic, sì. Ha sbagliato il rigore. Migliore della parte del portiere. Grande Ospina. Mertens tira la fucilata nel limite dell'aria. Mertens, gol. Mertens 1-0 e la Juve ben fa il svantaggio. E avete rubato nella realtà, ma qui non ruberete anche nel gioco, vi batteremo. Finisce il primo tempo così, 1-0 Napoli Juventus. È vero, ma noi siamo stati migliori, la Juve è stata sotto, ma fa un bel chinotto. Facciamo il secondo tempo. Ancora niente azioni. Mertens è l'uomo giusto per questo calcio di punizione. Tende la mira verso la porta. Prego, Mertens. Ma vaffanculo, Mertens. Palo e rimbalzo di noi, gioco, non è gol. Insigne sbaglia, Mertens sbaglia. Pure piani, si fa male. Ragazzi, meno male. Entra Khan. No, impresa al maledetto mentre segna. Tiago Silva vede. No, ma sta scalando il nostro cuore. Ti prego, Ruiz, ti prego. No, Ruiz, no, ti prego. No. Oh, no, niente. Dai, raga. No. Giuve di merda. Giuve merda. Juve, Juve, me.
continua così, Bernardeschi entra, finisco finale, finisce così in parità. 1-1, Napoli-Juve, prima partita, primo pareggio. Speravamo di vincerla, raga. E purtroppo, con 1-1. 1-1. Sto facendo un video. Speriamo che nella prossima non è meglio. Aspetta. 1.600.000. Oh, giocatori venduti. Raga, è arrivato il momento di comprarsi il nostro secondo acquisto, ovvero Di Maria. Dov'è? Dov'è Di Maria? Ah, 37 milioni. Vediamo se c'è qualcuno buono di meno. Non mi va bene Di Maria, raga. Ah, ma c'è un modo forse, sapete? Sapete? Ma mi compro proprio Di Maria vendendomi uno dei miei. Oppure Thomas Müller. No, no, voglio Di Maria. Non ci vado. Vediamo se Aunes vale quello che dico io. Anzi no, andiamo direttamente nei difensori. Albiol, puoi dire addio. Per 6,8. Mi va bene così. Ce la faremo a comprarsi Di Maria. Engel Di Maria. Albiol venduto istantaneamente. Adesso finalmente il nostro secondo acquisto, raga. Engel Di Maria. Di Maria, acquista. È arrivato. 3, 2, 1. Schiazza. Acquista. Ecco, acquista il giocatore per 37.900.000 più un top boost. Andiamo a modificare la formazione. Vediamo, leviamo Milik, raga. Leviamo Milik. Mettiamo Di Maria, dov'è? Eccolo lì, 95 di Maria. Fatemi sapere nei commenti l'acquisto che volete vedere nel prossimo episodio, se ce la faremo. La nostra formazione va bene così. Mettiamo in Pachinari come al posto di Aunes. Mettiamo Milik, ovviamente Milik. Di Maria ancora non il numero di magia, ma se lo metteremo presto. Raga, che poi da ricordare, nello scorso episodio avevo messo Ruiz come capitano, ma non ha fatto niente, quindi è un errore. Azza, la prossima partita è contro il Milan. Vabbè ragazzi, comunque, cosa posso dire? Vi ringrazio per aver visto, lasciate like e ci vediamo nel prossimo video.